Va bene? Quindi iniziamo questa diretta. A me piace molto stare su Instagram perché ci sono tanti giovani, c'è tanto più numero di persone, però è bello anche iniziare a conoscere voi su Facebook come followers di persona, poter interagire. Sicuramente siete un pubblico più maturo, più adulto rispetto a quello che sta su Instagram. Allora, iniziamo subito in Atti capitolo 1. A quanti lo sanno già che hanno seguito la diretta scorsa? Penso tanti. Che abbiamo parlato della presenza dello Spirito Santo, che è un qualcosa di importante. Perché ho parlato prima della presenza? Perché la presenza dello Spirito Santo parla dei suoi attributi. In Galati 5 ci descrive Paolo i frutti dello Spirito Santo: pace, gioia, amore, mansuetudine, autocontrollo, pazienza, benevolenza, temperanza. Sono i frutti dello Spirito. Ovvero lo Spirito Santo, lo vedremo adesso, quando entra dentro di noi, quando nasciamo di nuovo alla salvezza, porta un seme che è lo Spirito Santo che è dentro il nostro spirito. È scritto nella Bibbia che lo Spirito Santo con il nostro spirito diventano uno, si fondono. E quando sono uno, ok, quando c'è questo seme divino dentro di noi, porterà con il tempo dei frutti. Ora, il discorso è questo, per cui stiamo parlando oggi del battesimo con lo Spirito Santo. Il battesimo con lo Spirito Santo ci parla della potenza di Dio. La presenza di Dio invece è espressa fin dalla nuova nascita, fin quando siamo salvati e riceviamo la sua presenza dentro di noi. Il battesimo invece è un dono di potenza, qualcosa che viene successivamente alla salvezza. Ed è molto importante perché il solo battesimo nello Spirito Santo, cioè quello che, lo Spirito Santo che riceviamo alla salvezza, lo vedremo dopo per non confondere le idee, dà i frutti della sua presenza, ma non ci dà la sua potenza. Questo è molto importante, ecco perché è una necessità, Gesù disse, che i discepoli poterano aspettare nell'alto solaio per ricevere potenza dall'alto. Allora, in Atti capitolo 1, dal versetto 4, leggiamo che Gesù, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua. Quindi Gesù sta facendo subito un paragone con la salvezza. Giovanni battezzò sì con acqua, il battesimo in acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Ora, la versione nuova riveduta, che tante volte ci fa degli errori, ci fa non delle traduzioni, non dico tanto degli errori, ma delle traduzioni non proprio opportune, dice battezzati in Spirito Santo. Se leggete la Diodati, la nuova Diodati, eccetera, dice battezzati con lo Spirito Santo, va bene? È molto importante questa differenza, sembra sottile, ma è importantissima. Allora, perché dico questo? Noi siamo stati battezzati in Spirito Santo, nello Spirito Santo, quando siamo nati di nuovo. Gesù disse a Nicodemo: chi non nasce d'acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio. Quindi quando nasciamo di nuovo, quando accettiamo Gesù nel nostro cuore, quando facciamo un'esperienza di salvezza, ok? L'Apostolo Paolo dice che il nostro spirito diventa uno con lo Spirito Santo. In poche parole, noi diventiamo il tempio dello Spirito Santo. Ok? Noi entriamo, lo Spirito Santo entra dentro di noi. Quindi il vero battesimo è quello nello Spirito Santo, quello che ti dà salvezza è il battesimo nello Spirito Santo. Va bene? Che è quello che riceviamo alla salvezza. Alla salvezza, è importantissimo. Alla salvezza riceviamo la presenza dello Spirito Santo. Andiamo a leggere un attimo in Romani, al capitolo 8, nella lettera ai Romani, dove questo è chiarissimo. E tante volte non si dice tutto questo nelle chiese, è un concetto che non viene spiegato, ma è importante, importantissimo. Romani 8, versetto 9 dice: voi non siete nella carne, ma nello spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Quindi, se qualcuno non ha lo Spirito Santo dentro, non appartiene a Cristo, cioè non è un salvato. Quindi, cosa differenzia un salvato da un non salvato? Proprio nell'anatomia spirituale di una persona. Lo differenzia lo Spirito Santo che è presente dentro di lui, dentro di lui. Il battesimo che facciamo in acqua altro non è che la sepoltura di noi stessi alla vecchia natura. Cos'è la vecchia natura? Corpo, anima e spirito morto, questa è la vecchia natura, e rinascita per mezzo dello Spirito Santo alla nuova natura, che è Spirito Santo, anima e corpo. Vecchia natura è corpo, anima e spirito morto,
Nuova natura è Spirito Santo, anima e corpo. Si invertono le cose perché riceviamo lo Spirito Santo dentro di noi che vivifica il nostro spirito. Quindi noi siamo battezzati nello Spirito Santo quando veniamo salvati alla salvezza. Lo Spirito Santo entra ad abitare dentro di noi. Ora, battezzati con lo Spirito Santo è un'altra esperienza successiva, è un'esperienza di potenza. Ho già accennato qualcosa la volta scorsa su questo, molto importante. Che cosa ho accennato? Ho accennato che la presenza di Gesù venne al battesimo, la presenza dello Spirito Santo venne su Gesù al battesimo di Gesù in acqua. Non lo vado a rileggere questa volta, l'abbiamo visto la volta scorsa. La presenza della colomba dello Spirito Santo si posò su Gesù quando fu battezzato nel Giordano, poi attraversò il deserto, quindi ci fu un periodo di prova per Gesù, un periodo di preparazione spirituale. È scritto sempre lì nel Vangelo di Giovanni che quando Gesù uscì dal deserto, uscì con la potenza dello Spirito, quindi la potenza venne dopo la presenza. Ed è sempre così, sempre così. Lo vedremo meglio adesso. Perché vi dico questo? Magari qualcuno è scettico, qualcuno non sta credendo che il battesimo nello Spirito Santo lo riceviamo alla salvezza e quello con lo riceviamo dopo. Se io leggo una pagina prima, letteralmente, di Atti capitolo 1, dove vado in Giovanni al capitolo 20, al verso 22, c'è un episodio in cui Gesù, dopo che è risuscitato, si presenta nella casa dove erano riuniti i discepoli. Che cosa fa? Al versetto 22 è scritto: soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ok? Quindi è ovvio che qualcuno si chiede: allora, ma questo Spirito Santo, quando è che l'hanno ricevuto i discepoli? Prima di Pentecoste o dopo Pentecoste? È normale che ci facciamo questa domanda. Beh, in realtà l'hanno ricevuto in tutti e due i momenti. La differenza è che qui hanno ricevuto lo Spirito Santo dentro di loro, perché Gesù soffiò lo Spirito e ci ricorda quando Dio, in Genesi, soffiò lo Spirito in Adamo e creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Adamo perse lo Spirito Santo in Genesi. Ora Gesù, l'ultimo Adamo, ridà lo Spirito a tutti coloro che vogliono accettare Gesù nel proprio cuore e diventare figli di Dio. Infatti tutti coloro che sono condotti dallo Spirito, dice l'Apostolo Paolo, sono figli di Dio. Se sei un figlio di Dio, tu hai la presenza dello Spirito Santo dentro di te. Va bene? Quindi questa distinzione è importante. Battesimo nello Spirito e battesimo con lo Spirito. Ora, tornando ad Atti capitolo 1, vediamo invece successivamente la potenza dello Spirito Santo che viene su di noi. È scritto al versetto 8: ma riceverete potenza, non presenza, riceverete potenza. In greco qui è dunamis, che è lo stesso termine da cui oggi viene la dinamite, cioè qualcosa di esplosivo, di incredibilmente potente, giusto? Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Ok? Quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Gesù specifica la Bibbia, vedete amici, la Bibbia non ha neanche una virgola a caso. Se la sapete leggere non ha neanche una virgola messa fuori posto. Dice verrà su di voi, non dentro di voi. Gesù fa una differenza diversa tra la presenza e la potenza. Tutti abbiamo la presenza, se siamo figli di Dio, ma pochi hanno la potenza. Eppure Gesù disse di non allontanarsi da Gerusalemme senza la potenza. Quindi è impossibile letteralmente per noi cristiani, senza la potenza del battesimo dello Spirito Santo, andare ad evangelizzare, andare a parlare di Dio, andare a insegnare, andare a guarire, andare a liberare dai demoni. Non è possibile fare tutto questo senza che la potenza di Dio venga su di noi. Ok? Questo è importantissimo, veramente non si può prescindere da questa cosa. La potenza dello Spirito Santo deve venire su di te, il battesimo è necessario affinché voi siate di testimoni, perché qui dice: e mi sarete poi, dopo che sarà venuta la potenza, testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e tutta la Samaria, fino agli estremi confini della terra. I discepoli dovettero aspettare la potenza dello Spirito Santo che scendesse su di loro. Per comprendere meglio questa importanza del battesimo con lo Spirito Santo, da un punto di vista biblico, ok? Franco dice: non c'è quella potenza di predicare la parola di Dio. Devi coltivare il battesimo dello Spirito Santo. Vedi che quello che voglio dire, e lo dirò anche dopo, non serve soltanto a dire parole in lingue, quella è soltanto una manifestazione. È solo una manifestazione. La vera realtà del battesimo dello Spirito Santo
che va coltivato questo battesimo. Devi vivere nell'unzione dello Spirito Santo, non nell'assaggio, nell'unzione, lo devi coltivare affinché tu poi possa esternare la potenza dello Spirito. Infatti, dicevo che se leggiamo ad esempio in alcuni passaggi come Marco al capitolo 10, se non sbaglio, Matteo capitolo 10 forse. Allora. C'è un passaggio in cui tutti sappiamo, praticamente, leggendo i Vangeli, facendo attenzione, che anche i discepoli, prima di Pentecoste, prima del battesimo con lo Spirito Santo e prima della croce, guarivano masse di persone, masse di folle, venivano guarite, liberate dai demoni, dai discepoli. Perché Gesù ha scritto che la messe grande degli operai sono pochi e Gesù andò letteralmente a investire di carica i discepoli per fare le opere che lui faceva. Ed è scritto nella Bibbia, vorrei soltanto trovarvelo, ma ho perso il segnalibro per farvelo leggere questo passaggio, dove in poche parole lo Spirito Santo, ok, che era su Gesù, non era sui discepoli, in quel preciso istante Gesù permise allo Spirito Santo per un periodo specifico, ok, determinato, di posarsi allo stesso modo sui discepoli per guarire, per liberare. E loro facevano liberazioni, facevano guarigioni. No? Nel ministero di Gesù, tranquillamente, senza problemi, facevano tutto questo. Prima del battesimo con lo Spirito Santo, ed è un qualcosa che io mi chiedevo da tanto tempo, perché i discepoli riuscivano a guarire, a liberare, senza il battesimo con lo Spirito Santo? Cioè, è qualcosa di incredibile. Come facevano a fare tutto questo? Perché non facevano tutto questo? Perché Gesù investì della sua unzione i discepoli per un momento. Un po' ci ricorda, sapete cosa? Ci ricorda l'episodio con Elia ed Eliseo, pensateci. Elia, che era il profeta dell'unzione, il profeta che aveva un'unzione potentissima dello Spirito Santo su di lui, quando finì il suo mandato profetico, diede a Eliseo, ok? Diede a Eliseo il passaggio del testimone. Eliseo divenne il profeta dopo di lui per portare avanti la missione che Dio aveva affidata ad Elia. Nel primo capi nel, nell'ultimo capitolo del primo libro dei Re è scritto che Elia si avvicinò ad Eliseo appena lo incontrò, la prima volta che lo incontrò, e gli gettò addosso il mantello. Ok? Ora, la domanda è: tutti sappiamo la storia che Eliseo segue Elia per tanti anni, fin quando non attraversano il Giordano, Elia viene rapito in cielo da Dio. Ed Eliseo chiede a Dio una parte doppia del suo spirito. E lo troviamo nei primi capitoli del secondo libro dei Re, al capitolo 2, dove è scritto che Elia fu rapito in un turbine. Al versetto 13, Eliseo raccolse il mantello che era caduto da Elia. Ok? Eliseo raccolse il mantello che era caduto da Elia. Ora, la domanda è: siccome questo mantello sappiamo tutti che è il simbolo dell'unzione di Elia che si posa su Eliseo, perché Eliseo voleva la parte doppia dello spirito di Elia, perché Elia questo mantello gliel'ha dato due volte? Un po' come lo Spirito Santo. Perché Gesù dà lo Spirito Santo due volte? Ok? Perché dà lo Spirito Santo Gesù sia alla nuova nascita e sia nel battesimo con lo Spirito Santo? Perché ci sono queste due distinte esperienze? Perché Eliseo operava sotto l'unzione di Elia nei primi anni del ministero di Eliseo, ok? Sotto la copertura di Elia, possiamo dire, così come i discepoli operavano sotto la copertura di Gesù, sotto l'unzione di Gesù, ma non avevano un'unzione data da Dio direttamente, scesa direttamente da Dio. Ecco perché quando Eliseo chiede la parte doppia dello spirito di Elia, il mantello stavolta non lo butta Elia su Eliseo, ma direttamente Dio lo fa cadere su Eliseo la seconda volta. Mi state seguendo quello che sto dicendo? Tutto questo per dirvi che quando leggete nei Vangeli che i discepoli operavano con Gesù miracoli, lo facevano perché erano sotto l'unzione di Gesù Cristo. E Gesù disse: verrà il giorno, ok, quando io sarò tolto di mezzo, perché fin quando io sono nel mondo, io sono la luce del mondo, ma quando io sarò tolto, verrà la notte dove nessuno potrà fare le opere che io faccio. Questo disse Gesù chiaramente nei Vangeli. Ok?
Gesù disse questo perché sapeva che una volta che lui sarebbe stato tolto, lo Spirito Santo doveva discendere con potenza a Pentecoste, affinché i discepoli potessero riprendere a compiere le opere che Dio aveva comandato di fare: guarigioni, liberazioni, predicazione del Vangelo, convinzione che può dare soltanto il battesimo con lo Spirito Santo. Vanessa sta commentando: perché chi parla in altra lingua non parla di uomini, ma di Dio, perché nessuno lo comprende. Ok, questo è il proposito di parlare in altre lingue. Amen. Amen. Ora, abbiamo visto quindi l'importanza del battesimo con lo Spirito Santo, che è un'esperienza diversa dal battesimo nello Spirito Santo che riceviamo alla salvezza. Molto importante, è importantissimo. Ora, vi state chiedendo come ricevere sicuramente questo battesimo, vero? Ora, leggiamo subito in Atti, sempre capitolo 1, al versetto 14, dove è scritto che tutti questi, cioè coloro che erano radunati nell'alto soraglio, perseveravano concordi nella preghiera. È stato fatto un calcolo che circa per 10 giorni sono stati chiusi in quest'alto solaio pregando. Io non credo che abbiano visto la TV, non credo che abbiano visto una partita di calcio o siano andati in giro a fare chissà che cosa. Io credo che veramente affamati dello Spirito Santo si siano rinchiusi nell'alto solaio aspettando la promessa di Dio. Va bene? Quindi è molto importante tutto questo. Questo ci dà un indizio che se vogliamo il battesimo con lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di fame. Ok? Abbiamo bisogno di fame dello Spirito di Dio. Dobbiamo essere affamati. Lo Spirito Santo non è soltanto per dire qualche parola in lingue. Il proposito dello Spirito Santo è descritto qui: mi sarete testimoni. Ora, chi vuole essere battezzato di Spirito Santo lo deve fare. La vera ricerca sta in una persona che vuole comunicare con efficacia il Vangelo, che vuole vedere anime salvate, che vuole vedere anime guarite. Nell'anima, nel corpo, fisicamente, ok? Il diavolo sta spodestando, sta rubando la Chiesa di Dio dalla sua potenza, togliendo la figura dello Spirito Santo, in special modo la potenza dello Spirito Santo, togliendolo assolutamente dalla Chiesa. Come? Con due stratagemmi. Il primo stratagemma, stiamo vedendo adesso il primo stratagemma, è questo qui: mancanza di fame. Ci accontentiamo di bella musica in chiesa, di bei culti, di belle prediche. Ci accontentiamo poi, non lo so, di andare su Instagram, di andare sui social media e trovare altre cose, contenuti cristiani, bellissimi. Gloria a Dio perché ci sono. Ma nessuno che si domanda perché in questo libro chiamato Bibbia ci sono stati così tanti miracoli potenti, guarigioni, liberazioni a destra e a sinistra. Il Vangelo veniva confermato sistematicamente da opere miracolose da parte di Dio. Era una cosa sistematica nella Chiesa primitiva e nella Chiesa di oggi, perché non esiste il tempo dei miracoli, esiste il Dio dei miracoli. Ripeto, non esiste il tempo dei miracoli, perché alcuni dicono c'era il tempo dei miracoli, oggi non c'è più. No. Perché non c'è scritto da nessuna parte che c'è mai stato un tempo di miracoli. Al massimo c'è un Dio dei miracoli. Dio è eterno e non cambia mai. Se lui era il Dio dei miracoli, è il Dio dei miracoli oggi e sarà il Dio dei miracoli domani. Quindi la Chiesa primitiva negli Atti degli Apostoli e prima anche nel ministero di Gesù, ogni volta che Gesù si muoveva, ogni volta che Pietro si muoveva, ogni volta che Filippo, ogni volta che Paolo si muoveva, c'era la predicazione, c'era la conferma tramite i segni del battesimo con lo Spirito Santo, segni di guarigione, di liberazione, minimo, minimo. Quindi questa è la Chiesa biblica, questa è l'atmosfera biblica, questa è la condizione della Chiesa guidata dallo Spirito Santo, e la condizione di una Chiesa che non vede tutto questo è chiaramente non guidata sotto una religiosità fittizia e non sotto lo Spirito Santo. Ok? Questo è importante, importantissimo. Numero due, perché non vediamo all'opera lo Spirito Santo, perché non riceviamo lo Spirito Santo, ve lo dico adesso, è il nostro limite mentale, ok? I nostri limiti mentali, i nostri ragionamenti mentali, razionali, logici che vogliamo mettere alle manifestazioni dello Spirito Santo. In Atti capitolo 2, vedete cosa è scritto? Quando giunse il tempo della Pentecoste, tutti erano insieme nello stesso luogo. Questo ci parla di unità. Altra cosa, per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo c'è bisogno di essere uniti ad altri credenti, nello spirito e anche fisicamente, in una comunità, in una chiesa. Ok? Unità è importante, andare tutti con lo stesso sentimento. Questi erano qui per ore, non so se ad adorare, a glorificare il Signore, non so cosa facevano, ma sicuramente pregavano, erano in comunione con Dio per giorni.
Quando noi andiamo in chiesa, diceva un fratello qualche giorno fa che è venuto qui da noi, diceva, il problema degli italiani, dei pastori italiani, è che hanno il vizio dell'orologio, cioè sono limitati dal tempo, non danno spazio allo Spirito Santo di continuare, ok? Continuare a muoversi, a manifestarsi. Leggiamo un po' di commenti. Allora, Mario dice, la parola è dentro di te, amen. Testimone di Cristo, dice Sandrina. E della sua potenza che libera, salva e guarisce. Amen, amen. Mario dice: non si scava nella parola, ma si accontenta del culto. Esattamente, quello che si fa: un po' di musica bella, tante luci, tante atmosfere, è tutto a posto. Quella è chiesa. No, 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 no. Chiesa è questa: risurrezione dei morti, liberazione dei demoni. Lo so che molti dicono: ma dai, non succede più. Io credo nel Dio eterno dei miracoli, non nel tempo dei miracoli, nel Dio dei miracoli che non cambia, è sempre lo stesso e opera oggi come operava 2000 anni fa. Ho ricevuto una testimonianza potentissima ieri sera di una ragazza che è stata guarita da un male veramente brutto, ok? Un miracolo bellissimo. Ho detto: aspettiamo un altro mese, vai dal dottore, fatti diagnosticare, fai qualcosa per provare questo miracolo, perché poi metteremo la testimonianza sulla pagina. Così come altre testimonianze che chi segue la nostra pagina abbiamo già ricevuto, ok? Io credo, credo fermamente che il Signore si manifesta con miracoli, segni e prodigi. Magari non li vedremo tutti i giorni, non li vedremo in tutte le persone, ma perseverando la cosa diventerà sempre più potente. Il motivo per cui molti mi chiedono: perché tu sei così affamato del Signore? Sono affamato perché io credo nel Signore, perché ho un'esperienza col Signore, ho un'intimità con Dio. Io credo nella persona di Gesù, non ho soltanto un concetto teorico, biblico e teologico da scuola biblica. No, io, la mia scuola biblica è questa, è la Bibbia. Quando dice che Gesù guarisce e liberava, io ci credo con tutto me stesso, e se oggi non vedo questo, io scavo e prego e vado a fondo fin quando lo Spirito Santo, anche in questa chiesa, anche in questa atmosfera, anche a voi che siete a casa, non vi scuote con potenza e porta la sua presenza e la sua potenza in mezzo a voi. È una necessità. Non si può prescindere dal vivere la vita cristiana senza la potenza dello Spirito Santo. Non si può avere vittoria sul nemico, non si può cacciare un demone da una persona se non sei unto con lo Spirito Santo. Mario dice: dobbiamo credere nel soprannaturale, se no è mera religione. Esattamente, esattamente. È biblico. Non una volta nella Bibbia c'è la separazione della predicazione della parola, dai miracoli, dai segni. Mai una volta. Mai una volta. E chi crede? State sicuri, chi crede in questo vedrà i segni. Abbiate pazienza perché avrà i segni. Innanzitutto, prima dei segni abbiamo bisogno del battesimo con lo Spirito Santo. Perché vogliamo innanzitutto essere di testimoni e di portare vogliamo soprattutto portare anime alla salvezza, va bene? Perché soltanto lo Spirito Santo, chi ha seguito l'altra diretta, convince di peccato, di giudizio e di giustizia. Ora, erano tutti uniti, quindi unità. Numero uno, fame. Numero due, unità. Vediamo il numero 3. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Vedete che qualcosa è sceso su di loro in quel momento. La potenza scende, la presenza risiede. La presenza abita, ma la potenza scende. Ok? È scesa la potenza dello Spirito Santo. Versetto 4, è qui che voglio arrivare adesso, eh? Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo dava loro di esprimersi. Ok? Tutti furono riempiti di Spirito Santo. Notate adesso, attenzione. Cominciarono a parlare in altre lingue. Chi è che cominciò a parlare in altre lingue? Coloro che erano riuniti, i discepoli nell'alto solaio. Ok? Quindi c'è un'azione di parlare in altre lingue che la fanno i discepoli. Tenete a mente questo, eh? E poi dice: come lo Spirito dava loro di esprimersi. Chi è il soggetto di questa frase? Chi è che dava di esprimersi? Ok? In inglese dice: the Spirit gave utterance. Lo Spirito dava ispirazione, ok? Chi è che dava l'ispirazione di parlare in lingue? Chi è che dava l'esprimersi? Lo Spirito. E chi è che parlava? I discepoli. Quindi ci sono due azioni diverse con due soggetti diversi. Lo Spirito dava l'ispirazione a parlare in lingue. Ok, i discepoli cominciavano a parlare in altre lingue. Quindi ci sono due azioni completamente diverse, fatte da due soggetti diversi. Cosa voglio dire con questo?
Dalla mia esperienza che vi posso dire di come sono stato battezzato io con lo Spirito Santo. Io ho ricevuto per diverse settimane prima di essere battezzato un impulso, un desiderio a parlare in altre lingue. Ok? E sentivo di dover parlare in altre lingue, ma io mi chiedevo, ma se io inizio a parlare in altre lingue, ma non è che è la mia mente? Non è che sto dicendo delle parole che ho sentito in giro? E sono domande che si fanno un po' tutti, anche quelli che stanno collegati adesso, sono sicuro che si stanno facendo le stesse identiche domande. Finché il Signore talmente premeva su di me che ebbi dei sogni, ebbi due sogni in particolare, in quelle notti, in cui io parlavo in lingua, mi alzavo ed era un sogno. Ma nel sogno era così reale, c'era così la presenza di Dio nel sogno, che era impossibile che non fosse da parte di Dio. Fin quando in chiesa questo impulso cresceva e cresceva, ho deciso, mi arrendo, apro la mia bocca, non so cosa dirò, ho detto qualche parola in lingua e subito poi fluentemente il linguaggio è uscito pian piano. Ok? Quindi è così. Molti si mettono delle barriere mentali, ok? Leggiamo un po' di commenti. Franco Gareri, penso sta vivendo la stessa situazione. Stai mettendo delle barriere mentali allo Spirito. Ti chiedi, ma sono io? Ma da dove viene? Sii tranquillo, perché lo Spirito Santo ti ispira. Se tu c'hai l'ispirazione, se c'è quel desiderio forte, quell'impulso, sicuramente è lo Spirito Santo. Ma tu devi fare l'azione come i discepoli di cominciare a parlare in altre lingue, va bene? Sandrina conferma quello che ho detto prima. Purtroppo il soprannaturale è tabù in certe comunità, ma siamo stati chiamati a fare la differenza. Amen, Sandrina. Quando predichiamo la verità della parola, dicano quello che vogliono, c'è bisogno di manifestazioni soprannaturali. Se c'è lo Spirito Santo, ci sono manifestazioni soprannaturali. Altrimenti non c'è lo Spirito Santo. Categoricamente. Dio te benedica, tia Tommasina. Che piacere tenerti qui. Dio te bendiga, Jehovah sia contigo e tu ministerio. Amen, amen. Mucho saludos a ti e nella Repubblica Dominicana. Dio te bendiga mucho. Mario Foti dice, purtroppo molti dicono che non ho merito il battesimo, che non lo meritano. Vedremo anche questo. Vedremo anche questo. Ora, furono riempiti di Spirito Santo. Lo Spirito Santo dava ispirazione, va bene? Loro cominciarono a parlare in altre lingue. Quindi due azioni pratiche, semplici, la Bibbia è semplice da interpretare. Se senti questa ispirazione adesso che pregheremo per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, ok? Questo desiderio, se senti questo impulso dentro di te, e io ho detto la volta scorsa che la voce dello Spirito Santo a volte è forte, a volte sentiamo un fuoco impetuoso, un vento, un'elettricità, talmente che la volta scorsa tante persone commentavano nella diretta che purtroppo non ho potuto caricare, che sentivano le mani tremare, c'era una persona che in macchina tremavano i piedi e non riusciva più a guidare, talmente era scesa la potenza. Non tutte hanno sperimentato questa, tante persone sì. Altre persone no, dicevano, Francesco, io non sono stata battezzata perché non ho sperimentato questo. Non devi necessariamente fare chissà che cosa, strepiti o fuoco o qualcosa che deve succedere. Perché qui sì, è sceso il fuoco, in Atti capitolo 2. Ma se io leggo in avanti il battesimo di Cornelio, il battesimo del centurione, il battesimo di altre persone negli Atti degli Apostoli, non c'è scritto che venne un terremoto, venne chissà che cosa. Semplicemente parlarono in altre lingue, ok? Quindi non c'è bisogno che fai degli strepiti, delle urla, specialmente quelle persone più timide, come è successo a me, delle persone più introverse, no? È più facile che parli in lingua con dolcezza, con semplicità, che lo Spirito Santo ti prende con quella dolcezza, con quell'amore, quel manto di amore che senti scendere su di te. Non c'è scritto da nessuna parte che devi fare degli strepiti. Così come non c'è scritto da nessuna parte, dice Mario, che devi essere un santone per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Infatti questo è un dono di Dio. Il battesimo con lo Spirito Santo è un dono che in greco, letteralmente, è carismata, dono di grazia. Quindi non dipende dalle opere, dipende dalla grazia di Dio. Una sola cosa devi fare, opere tra virgolette, una sola cosa, cercarlo, bramarlo, desiderarlo. Va bene? Infatti, a coloro che stanno sentendo e vogliono essere battezzati di Spirito Santo, io invito caramente a iniziarsi a separare. Se siete sul luogo di lavoro, cercate un posto più tranquillo, cercate di isolarvi, cercate di mettervi nelle vostre camerette, a chi può, chi si può mettere in macchina, di mettere delle cuffie, perché adesso pregheremo e abbiamo bisogno di intimità per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Non c'è bisogno di chissà quale manifestazione, questo è quello che voglio premere, perché la voce dello Spirito è sottile, leggera e dolce. Non sempre devi tremare con potenza, o devi gridare, o devi cadere sotto la potenza dello Spirito Santo. Non è un dogma, ok? Semplicemente a volte rilassati, perché lui ti dà quella piccola ispirazione. Apri la tua bocca e parla. Non pensare che sei tu, perché
i problemi principali per cui non si riceve il battesimo è pensare che è la nostra mente, che siamo noi che stiamo inventando. Ma io vi dico qualcosa, ok? Un'altra cosa importantissima, importantissima, che dovete ascoltare. Non c'è scritto da nessuna parte che per malaugurato caso in cui tu stai dicendo delle parole che purtroppo stanno venendo dalla tua carne, che il Signore ti tolga la salvezza, o il Signore ti maledica, o il Signore hai commesso del peccato nei confronti di Dio, o hai contristato lo Spirito Santo. Non è scritto da nessuna parte, quindi al massimo sarà stata una cosa tua che non ha portato edificazione, che non ha portato a niente, semplicemente l'hai buttata lì. Non ti preoccupare, continua a insistere. Perché quando lo Spirito Santo viene, anche se le prime parole le balbetti, sto parlando di alcuni casi, alcune parole le balbetti, non sei sicuro perché nel tuo carattere sei insicuro, tranquillo, perché più parli, più l'ispirazione dello Spirito Santo, più il fiume dello Spirito Santo ti riempie e inizierai ad avere un linguaggio sempre, sempre più fluente, sempre più fluido, come è successo da me quando sono stato battezzato di Spirito Santo. Voglio leggere i commenti di Tomasina sempre. Traduco: lo Spirito Santo è meraviglioso, sperimentare questo è veramente meraviglioso. Per favore chiedo preghiera, ho una nipote molto delicata, sta male di salute, va bene. E sta bien, tia Tomasina, vamos a orar también para tu país, perché io sé che in tuo paese sta un coronavirus muy fuerte, una situazione molto difficile, già lo so, e vamos a orar per te, non te preoccupes. Quindi, dicevo, scusate per lo spagnolo, sto salutando una carissima amica che non sapevo di trovare qui nella pagina. Come dicevo qui, appunto, quindi lo Spirito Santo scende con potenza su di voi, dà l'ispirazione, voi parlerete in altre lingue, dovete fare quel passo di fede. Vedete, il concetto di fede nel Medio Oriente, nel mondo ebraico, ok, è un concetto di azione, è un concetto attivo, è un'azione attiva a tutti gli effetti, non è un concetto passivo. Noi occidentali invece abbiamo trasformato il concetto di fede in qualcosa di mentale, ok? Diciamo fede in Dio, con questo intendo credo in Dio, oppure appartengo a una religione, ok? Per questo noi siamo portati ad avere il concetto di fede, ad avere un pensiero positivo, che è qualcosa di occidentale. Nel ebraico fede è azione, è fidarsi di Dio. Se io sto sentendo quell'impulso a parlare in altre lingue, mi devo fidare che quando apro la bocca non sono io, devo abbattere la mia mente, perché dalla carne non viene niente di buono, dalla mente, dal corpo, dai miei ragionamenti logici. Tolgo tutto questo, tolgo tutto ciò che viene dai miei pensieri, che dico no, sono io che sto parlando in altre lingue, così e quella. Tolgo tutto questo e lo Spirito Santo che mi sta dando ispirazione avrà più libertà di agire, ma quella lingua la devi muovere tu. Non verrà mai lo Spirito Santo a prenderla con un forcone quella lingua e muoverla, è impossibile, non può farlo, perché lo Spirito Santo è sottoposto ai profeti, lui non prende nessuno con la forza. Un concetto molto importante questo, ok? Quindi vorrei che tutto questo insegnamento vi abbia un po' smosso e rimosso alcune idee, ok, alcuni preconcetti che ostacolano il ricevere il battesimo dello Spirito Santo. È molto importante tutto questo, ok? E ci deve essere soprattutto fame. Questo battesimo deve essere desiderato. Deve essere desiderata la potenza dello Spirito Santo su di noi. Non possiamo veramente avere nessun tipo di efficacia senza il battesimo con lo Spirito Santo. Ma voi sapete che, vi dico una cosa, Gesù, ok, nel ministero suo non convertì nessuno. In Galilea, dove stava ministrando in Galilea con potenti segni, liberazioni, guarigioni e predicazione, si lamentò di Nazareth, si lamentò di Corazin, si lamentò di Cesarea, si lamentò di quelle città sul lago di Galilea, perché nessuna di esse si era ravveduta, nessuna di esse si era convertita. Perché tutto questo? Ci fu un momento in cui Gesù disse ai discepoli: volete andarvene anche voi? Perché nessuno sopportava il parlare duro di Gesù. Erano dei concetti che oggi riusciamo a capire, ma a quel tempo non riuscivano a capire. Perché? Perché non c'era lo Spirito Santo. Gesù disse: aspettate, perché quando verrà lo Spirito Santo, sarà Lui che vi insegnerà ogni cosa. Lo Spirito Santo quindi ci insegna, ci istruisce, ci guida, è indispensabile. Per questo sto facendo degli studi sullo Spirito Santo. È un qualcosa di importantissimo. Va bene?
Quindi vorrei veramente che tutti voi provaste questa fame da ricercare il battesimo con lo Spirito Santo. Dovete riconoscere, c'è bisogno del battesimo con lo Spirito Santo. Quanti sono d'accordo con questo concetto? Quanti sono d'accordo che non possiamo avere efficacia senza il battesimo dello Spirito Santo? In una generazione oggi particolarmente miscredente, particolarmente atea, quanto più c'è bisogno che la nuova generazione, parlo soprattutto, sperimenti l'unzione dello Spirito Santo, dove ci possano essere segni e prodigi. La Bibbia dice dove ogni bocca sia tappata di fronte alla manifestazione dei figli di Dio. Paolo dice la creazione geme ed è in travaglio aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Gesù disse voi farete opere più potenti di quelle che io ho fatto. Le abbiamo viste farle a Pietro. Con la sua ombra Pietro guariva gli ammalati, furono guariti tutti. Con le sue asciugamani, Paolo, le asciugamani che aveva addosso, guariva gli ammalati che gli si presentavano davanti. Opere più potenti di quelle che Gesù stesso aveva fatto. E non è soltanto per un tempo, perché i miracoli non sono per un tempo, perché Dio è il Dio dei miracoli, e Lui è eterno ed è senza tempo. Faceva miracoli ieri, li farà oggi, li farà domani. Devi essere usato da Dio. Non dire questo non è per me, questo non mi appartiene. Tutti noi abbiamo in casa qualcuno, forse, che non è convertito, un familiare, un parente. O nel lavoro vogliamo salvare qualcuno, sentiamo questo desiderio. Oggi è il momento che tu devi ricevere e puoi ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Non rimandare, non lasciare che la tua mente oggi blocchi dal ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Non lasciare che i pensieri del nemico dicano che sei tu che stai inventando tutto, o che non viene da parte di Dio, o che non stai dicendo delle belle parole, o che non sei abbastanza santo. Carismata è un dono di grazia per te, il battesimo con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita già in te, la sua presenza vive dentro di te, quanto più vuole riempirti. Sapete, Gesù disse, se un padre umano, il cui figlio chiede un uovo al padre, come mai, quando mai il padre darà uno scorpione, se il figlio gli chiede un uovo? Quanto più il Padre Celeste, che è il buon Padre, darà lo Spirito Santo a coloro che te lo chiedono. È una promessa per te, semplice, oggi stesso lo puoi ricevere. Quel giorno a Pentecoste scese lo Spirito Santo su tutta la terra, non solo sui discepoli, perché l'era dello Spirito Santo è questa, l'era della grazia è questa, ci siamo dentro in questa dispensazione, ci appartiene. La Chiesa ha tenuto fuori lo Spirito Santo per tanto tempo, ha vissuto senza di Lui, si è accontentato di carne. Abbiamo bisogno di Spirito, abbiamo bisogno di potenza. Qualcuno sta iniziando a sentire l'unzione dello Spirito Santo che sta scendendo nelle vostre case, là dove siete, nelle vostre macchine. E voglio invitare adesso a stendere le vostre mani verso questo schermo, in arresa verso il Signore, in arresa verso Dio, mentre iniziamo a pregare per la discesa dello Spirito Santo e il battesimo nello Spirito Santo. Vi raccomando vivamente, arrendetevi allo Spirito Santo. Lui ha bisogno di arresa. È raffigurato da una colomba, così sensibile, così dolce, ha bisogno di arresa. Spegni la tua testa, spegni i tuoi ragionamenti logici, tu non puoi comprendere le cose dello Spirito, dice Paolo, non lo puoi fare. Sentirai un impulso a parlare in altre lingue oggi, tanti lo sentiranno in questa diretta, tanti sentiranno questo impulso a parlare in altre lingue. Fatelo assolutamente, rilasciate quello che state per sentire, ok? Mi raccomando, ciascuno di voi che sta per alzare le proprie mani in arresa al Signore, adesso chiederemo l'unzione di Dio che scenda sopra di noi. Spirito Santo, grazie Signore, grazie della tua presenza. Alleluia Signore, grazie, sappiamo che tu sei qui, possiamo sentirti tangibilmente Signore, a chi più a chi meno. Abbiamo fede che tu ci sei qui Signore, abbiamo fede nella tua presenza. Ti diamo il benvenuto a ciascuno di noi. Spirito, io ti chiedo adesso, così come sei qui in questa stanza, Signore, ti chiedo di toccare coloro che stanno guardando questa diretta, ciascuno di loro, che possa avvertirti su il proprio corpo, che possa avvertirti come una dolce voce, che possa avvertirti come un fuoco invadere le proprie stanze, scendere su di loro la gloria tua, Signore. È questo che vogliamo sentire, che vogliamo sperimentare quest'oggi, perché abbiamo bisogno di te.
Abbiamo bisogno di te, Signore, con potenza. Gesù, ti chiedo, Signore, tu che battezzi, Giovanni il Battista disse: io battezzo in acqua, ma verrà colui che battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il tuo fuoco, Spirito Santo, adesso in fuoco su ciascuno di coloro che sta guardando questa diretta, scendi con potenza adesso, Spirito. Alleluia, grazie. Grazie, Signore, glorificalo, adoralo. Concentrati sulla presenza di Gesù. Abbandonati completamente. Spegni i tuoi pensieri mentali, lascia soltanto che lo Spirito parli ed esca fuori attraverso la tua bocca. Molti di voi stanno già avvertendo lo stimolo dello Spirito Santo, l'impulso, l'ispirazione a parlare in nuove lingue. Saranno pure 2-3 parole, rilascia quello che stai sentendo. Rilascialo completamente, lo Spirito Santo te lo sta chiedendo, ti sta supplicando di farlo. Lui vuole battezzarti nel nome di Gesù, completamente, lasciati andare. Grazie, Signore, grazie, grazie. Grazie, molti di voi io sto percependo, stanno avvertendo un fuoco addosso, un fuoco indescrivibile dell'unzione dello Spirito Santo. Proprio come a Pentecoste molti sentivano un fuoco, ad alcuni di voi c'è questa esperienza in questo momento, non tutti, ma ad alcuni di voi c'è questa esperienza e lo Spirito Santo è su di voi. Non dovete aspettare chissà cosa, è su di voi. Lasciate che ora rilasciate le lingue che lo Spirito Santo ha messo dentro il vostro cuore. Nel nome di Gesù, ricevetelo completamente in questo momento. Completamente, completamente. Ondi kara baba sita le ba. Uria ba karia baba ba sera baba shira baba baba. Grazie, Signore. Indo kaya raba kia. Shemand gnasebe le gavesea. Narreba kinda le. Usharra baba karra baba baba. Lasciate completamente lo Spirito Santo che avvolga con la sua presenza le vostre vite. Grazie, Signore, grazie. Molti di voi stanno avvertendo un'elettricità nelle mani, un'elettricità intorno al corpo. Sono tutte manifestazioni della presenza dello Spirito. Manifestazioni dello Spirito Santo. Ma voglio anche dire a coloro che forse non avvertono chissà quale cosa specifica, che siamo un popolo chiamato ad approcciare Dio per fede, non per sensazioni. Sono bellissime le sensazioni quando lo Spirito Santo viene su di noi. Ma per coloro che non avvertono nulla, per fede semplicemente, che lo Spirito Santo è dentro di voi, che lo Spirito Santo vuole battezzarvi, che il Padre è un Dio d'amore e ha pagato a caro prezzo, al prezzo del sangue di Gesù, la discesa dello Spirito Santo. Ricevi in questo momento, ricevi in questo momento. Sicuramente qualcuno sta avvertendo la necessità di parlare in altre lingue. Questo desiderio intenso non viene da te, viene dallo Spirito, perché tutto ciò che è dallo Spirito porta pace ed è sicurezza ed è certezza nello Spirito Santo, dentro il vostro spirito. Rilasciate questa lingua, questo linguaggio. È una necessità, questo fuoco dello Spirito. Grazie, Signore, alleluia. Grazie della tua unzione, Signore. Grazie. A quanti sono ammalati anche, hanno bisogno di ricevere guarigione, vi chiedo di stendere le vostre mani verso le mie mani adesso e nel nome di Gesù crediamo con fede che il Signore e che lo Spirito Santo vi guarirà da ogni infermità di cui avete bisogno. Il prezzo è stato pagato alla croce, per le sue lividure siamo stati guariti. Chi ha bisogno di ricevere guarigione, chiedo anche a Tomasina, che aveva bisogno di guarigione, come aveva detto. Nel nome di Gesù, stendi la tua mano. Nel nome di Gesù, e ricevi adesso la guarigione divina. Nel nome di Gesù Cristo, completamente. Guarigione assoluta. Guarigione, dichiaro su di te al 100%. Guarigione su ciascuno di voi. Liberazione su ciascuno di voi. Siate guariti nel nome di Gesù Cristo. Io sgrido ogni infermità nel nome di Gesù. Sgrido ogni infermità nel nome di Gesù in questo momento. Grazie, Signore, alleluia, alleluia. Chiunque sta venendo benedetto in questo momento, vi chiedo di commentare, fateci sapere come lo Spirito Santo sta toccando, la sua unzione è tangibile in questo momento, è tangibile su ciascuno di noi. Grazie, Spirito Santo, alleluia. Grazie, grazie, grazie.
coloro che non sono stati battezzati ancora, continuate a cercare, continuate a cercare, come quei discepoli rimanerono 10 giorni nell'alto solaio, aspettare, aspettare, a chiedere. Lo Spirito Santo, non vi arrendete, non fermatevi, non fermatevi, perché il maggior ostacolo è la vostra mente, il maggior ostacolo è ciò che noi pensiamo di comprendere delle cose di Dio. Alcuni di voi stanno avvertendo l'unzione in questo momento. Grazie, Signore, grazie. Spegni ogni dubbio, Franco, spegni ogni dubbio che non venga da parte di Dio. Lo Spirito Santo attesta con il tuo spirito che sei figlio di Dio, e la sua voce è una voce di certezza che quello che stai ricevendo viene da parte del Signore. Amen. Grazie. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Preghiamo per Sharon, per questa ragazza. Non conosco il problema, Signore. Ti prego, intercedo per questa ragazza, Signore, in questo momento. Guariscila completamente da ogni infermità nel nome di Gesù. Dichiaro la guarigione di vita nel nome di Gesù su questa ragazza, Sharon, adesso. Grazie, Padre, grazie. Ricevi completamente. Alleluia, grazie, Signore. Grazie. Bellissimo momento di intimità con il Signore in questa diretta. Amen. Quanti sono stati benedetti? Quanti sono stati benedetti da questa amministrazione? Ci tenevo particolarmente a pregare insieme a voi, perché l'insegnamento è stato breve, l'insegnamento è stato semplice, ma l'importante è cercare la sua presenza. Amen. Vedo tanta approvazione, tanti commenti. Grazie a Dio, alleluia. Grazie a Dio. Vi chiedo di innanzitutto continuare a cercare il battesimo. Non vi fermate, non vi fermate. Assolutamente. Tutti coloro che hanno già fatto un'esperienza in questa diretta, di commentare adesso o successivamente, di mandarci un messaggio privato, così che possiamo testimoniare pubblicamente come il Signore vi abbia benedetto. Anna, sentito un fuoco nelle braccia e dentro di te. Io non so se sei battezzata di Spirito Santo, però quella è la presenza dello Spirito Santo, è l'unzione dello Spirito Santo su di te. Amen. Amen. È Lui. Non c'è dubbio, non è che sono altri spiriti, è lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio. Va bene? Sono contentissimo di aver partecipato qui anche su Facebook a questa diretta. Non mi aspettavo 30 persone collegate, in quanto su Instagram arriviamo a molto di più di che 30 persone, perché sono un pubblico che coltivo già da più di un anno. Ma grazie a Dio anche su Facebook si sta riempiendo. Questo pianto che hai sentito, dopo aver sentito questo fuoco, è un pianto di liberazione, evidentemente. Avevi bisogno di guarigione dell'anima, avevi bisogno di liberazione. E il Signore è pronto per battezzarti, quindi continua a pregare. Continua a pregare, continua a cercare la faccia di Dio. Va bene? Non vi fermate. Ok? Mario vuole dirmi qualcosa, va bene, ci sentiamo dopo. Mario, va bene, grazie, Dio vi benedica a tutti. Non è un gruppo, Franco, non è un gruppo, questo è una pagina pubblica. Puoi partecipare, iscriverti e partecipare alle dirette, ai video, ai post, a tutto, va bene? A risentirci, cari followers, che Dio vi benedica, mi raccomando, ci risentiamo presto. Dio vi benedica grandemente.